Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di microfoni. Sul canale sono davvero tanti video di microfoni, quindi se non li avete visti recuperateli perché sono tutti molto interessanti e ognuno di questi microfoni ha un po' le sue caratteristiche. Beh, detto questo piccolo preambolo, oggi di cosa parliamo? Parliamo di Moono, una marca che è già stata qui sul mio canale e che fa prodotti secondo me piuttosto interessanti. Quindi se state cercando un microfono di buona qualità, beh, eccolo qui, PD100X in nuova versione. Una nuova versione che è davvero promettente. Quindi rimanete con me perché lo vediamo subito dopo l'unboxing. Se avete visto l'unboxing, lasciatemi ringraziare velocemente Moono per avermi inviato questo prodotto, che è, vi dico adesso, non ve l'ho detto prima, una rivisitazione, diciamo, di quello che era il PD100X, modello, diciamo, precedente a questo. Qui è stato un po' fatto un restyling. Comunque adesso vediamo un attimino il tutto. All'interno della confezione ho trovato questo cavettino interessante, gommoso, vedete? Da una parte USB Type-C, dall'altra USB Type-A, ma ha un doppio adattatore, infatti è possibile, vedete, sganciare e avere l'USB-C anche da questa parte. Poi vi dico anche con cosa è compatibile, perché ha molte compatibilità. Questo qui è per mettere appunto il nostro microfono sulla scrivania, il suo piedistallo, neanche ve lo spiego, vi basta avvitarlo appunto qua sotto e lui va tranquillamente a posizionarsi sulla nostra scrivania. Questo che è un adattatore per eventualmente, se mettiamo un'asta microfonica e quell'asta ha un attacco diverso, ci mettete questo per appunto avere l'attacco corretto. Poi all'interno della confezione sempre il nostro manuale, user manual, che purtroppo non ha la lingua italiana, come vedete inglese, tedesco e alcune lingue orientali della quale io non riesco a pronunciare, neanche a leggere per capire che cosa c'è scritto. Bene, ma vediamo lui un po', il nostro protagonista. Come vedete è scritto Moono qua davanti e subito qui il tastino di mute, tastino che è un tastino touch, quindi vi basta sfiorare per mettere mute oppure no. Subito sotto abbiamo questo tasto che è multifunzione, perché ha due funzioni: premendolo si passa da il gain a, schiacciando nuovamente, si passa alla regolazione delle cuffie, perché qua c'è possibilità di ascoltarsi in real time proprio mentre stiamo appunto parlando. Qui sotto, come vedete, questa stanghetta qui è un'illuminazione e qui ci sono delle lucine che ci permettono di capire quando il microfono è mute diventerà rosso, quando è su gain piuttosto che su cuffie per la regolazione diventerà bianco o azzurro. Ovviamente si illuminerà più o meno a secondo del volume che stiamo dando, quindi ottimo perché potremmo vedere più o meno a che tipo di volume siamo arrivati. Sul fondo abbiamo tutto intorno qui questa, diciamo, bianco trasparente, che è dove ci sono i led di illuminazione, e poi li vediamo insieme. E abbiamo i vari attacchi, perché qui abbiamo un USB Type-C che ci permette di collegarci a PC, sia Windows che Mac, PS4, PS5 e perché no anche cellulari. Poi invece qua sotto abbiamo un attacco eventualmente per una scheda professionale, questo qui è l'attacco XLR, attacco 3,5 per le nostre cuffie eventualmente per ascoltarci, come vi dicevo, in real time, e un bottoncino che permette, diciamo, di cambiare l'illuminazione del microfono.
Nient'altro diciamo oltre alla skin, la scritta Mono qua di fianco, e nient'altro diciamo sulla scocca, oltre vabbè al suo piedistallo, ovviamente questo ci permette, stringendo o no, di regolarlo a secondo insomma di come lo vogliamo. Andiamo a togliere un po' la spugna per vedere questo microfono anche senza la spugna. Vedete qua c'è la sua capsula, si può togliere eventualmente se volete lavarla, non so, fare quello che vi volete voi, potete comunque toglierla e eventualmente rimetterla in questo modo. Quindi questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione. Bene ragazzi, in questo momento mi sono attrezzato, ho collegato il mio microfono al mio MacBook Air e sto registrando con Audacity, software che utilizzo sempre per fare questi test e sempre per registrare, perché mi trovo davvero bene, gratuito, eventualmente scaricatelo se anche a voi può servire. Allora, andiamo un attimo da questa parte, intanto vi dico che tutto quello che sentite adesso è registrato qui dal PD100X di Mono, e quindi eccoci qua sul sito ufficiale. Vedete, questo qua è un nuovo arrivo ed è un microfono che costa davvero, davero pochino, perché è €55,50 per un microfono che si sente in questo modo ed è davvero, davvero ottimo. Vi ricordo che è un microfono cardioide, questa è la direzione corretta, non fate così perché così non sentite niente. Dovete parlarci proprio, scusate, ho messo in mute nel frattempo che qua sopra c'è il bottoncino, dovete parlarci proprio della parte davanti e stare anche abbastanza attaccati, perché andreste a perdere altrimenti quei bassi che insomma sono molto belli. Dicevo, sito ufficiale di Mono, €55,50 circa il prezzo, questo qui è il modello nuovo, vedete, mentre qui sotto questo qui è il modello vecchio diciamo quello precedente a questo, che aveva appunto una colorazione diversa, era molto molto simile ma con una colorazione leggermente diversa. Vi faccio vedere che se vado in software, qui sotto praticamente abbiamo il software compatibile con il PD100X, che sono, vi dico io, il Mono Link e il Mono Arena. Allora, sono software che funzionano su Windows, io in questo momento non ho un portatile Windows a portata di mano che mi permette di registrare il monitor e quindi non riesco a farveli vedere, però considerate che sono due software davvero interessanti. Il primo serve per andare a regolare tutto quello che è il microfono, anche l'equalizzazione eccetera eccetera, mentre il secondo invece, che Arena, vi permette di andare a mixare, appunto se voi state giocando e state facendo streaming, con questo potete alzare e abbassare i vari volumi per andare un po' a giostrarvi quello che è tutto il volume che poi andrete a trasmettere. Quindi diciamo questo qua è un po' tutto quello che è il software, quello che è il sito e il prezzo diciamo di questo microfono. Così ne ho approfittato anche per farvi sentire un po' come si sente, vi faccio vedere ora anche un po' come sono le lucine, perché sono davvero molto molto interessanti. Ecco qui il microfono acceso, come vi dicevo qui sotto c'è questa luce che pensate cambia tre colorazioni, abbiamo il rosso, abbiamo il bianco, abbiamo l'azzurro. Il bianco in questo caso vedete segnala praticamente che è la regolazione dei gain, quindi noi possiamo andare ad alzare, vedete quella luce aumenta oppure diminuisce, alzare ad abbassare il diciamo il volume del gain, dopodiché se la clicchiamo diventa blu. Con il blu possiamo alzare ed abbassare il volume delle nostre cuffie per il preascolto tranquillamente direttamente in cuffia. Ma vi dicevo che c'è un altro colore, infatti c'è anche il rosso, se lo clicchiamo una volta vedete diventa rosso perché il microfono è in mute, si vede davvero molto molto bene il rosso, quindi non avete problemi a capire quando siete appunto in mute. Lo cliccate di nuovo, anzi più che cliccate in realtà sfioramento, avrete touch, vedete che diventa rosso oppure va via il rosso. Queste qua sono le tre colorazioni che fa questa striscetta luminosa. Poi qui sotto invece abbiamo tutto questo contorno che è molto bello, vedete in questo momento color arcobaleno, ma cliccando qui in centro possiamo passare al rosso, possiamo passare arancione, giallo, verde, blu, viola, questo è un viola un pochino più violaceo diciamo così, e poi abbiamo il bianco, o altrimenti così possiamo spegnerlo se magari dà fastidio e se qualcuno vuole lo può tranquillamente spegnere, oppure così andiamo appunto a riaccenderlo e vedete questa colorazione del cobalino è davvero molto molto bella. Eccoli qui i due PD100X di Mono, versione precedente, nuova versione, entrambi vi ricordo sono, intanto magari vi lascio in sovraimpressione qualche dato tecnico per i più nerd di voi, di modo che appunto potete visionarli, ma nel frattempo vi dico che, vi ricordo, sono microfoni cardioidi, suoni chiari, pieni, avete visto, sono molto molto belli, campionatura 24 bit, una doppia connessione, c'è l'USB-C o l'XLR appunto per collegarci a schede professionali, hanno due software, avete visto, di gestione, e beh, illuminazione RGB che è davvero molto molto carina.
Beh ragazzi, eccoci qui, conclusioni finali, ma prima voglio dirvi una cosa che ho dimenticato, perché questi microfoni, questo PD100X di Mono ha anche la cancellazione del rumore. Beh, me l'ho dimenticata e pensate che a questo punto che cosa vi manca? Beh, semplicemente, ma quanto costa tutto ciò? Bene, avete visto sul sito ufficiale, ve l'ho già spoilerato prima, 55,50€, direi un prezzo davvero pazzesco, secondo me ottimo per questo tipo di microfono, mentre su Amazon in questo momento trovate soltanto la versione precedente, quindi non l'ultima versione, ed è a 64,90€ con un 10% di sconto direttamente sulla pagina principale. Entrambi i microfoni sono ottimi, quindi io ve li consiglio assolutamente sì, l'avete sentito, si sente davvero benissimo. Bene, detto questo io vi saluto, appuntamento al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, perché saremo sempre di più. Io vi saluto da Giacomo, è tutto e ciao!